Il farmaco, il suo meccanismo d'azione, diciamo, il principio attivo agisce inibendo delle proteasi del virus che gli servono appunto per replicarsi all'interno della cellula. Arriva anche nelle farmacie aretine il farmaco ad azione antivirale per il Covid. Si tratta del Paxlovid, disponibile nelle farmacie comunali da giovedì 21 aprile. In precedenza il farmaco era distribuito esclusivamente dalle farmacie ospedaliere. Il farmaco deve essere prescritto a categorie ben precise. I pazienti interessati sono pazienti che hanno gravi patologie cardiovascolari, pazienti che hanno diabete mellito non controllato, oppure pazienti oncologici o pazienti con una grave obesità. È distribuito gratuitamente ed è disponibile nei negozi e nei magazzini in dosi sufficienti, anche perché le normative prevedono necessariamente la consegna al paziente al massimo entro 24 ore dalla presentazione della ricetta. È un farmaco composto da due principi attivi, il nirmatrelvir e il ritonavir. Questo farmaco è composto, sono essenzialmente due tipi di compresse. Il primo principio attivo è di colore rosa, per riconoscerlo, e il secondo è di colore biancastro, simile a una capsula. E questo farmaco è destinato ai pazienti che si ammalano di Covid e che hanno delle patologie importanti e che quindi rischiano di incorrere in una malattia severa da Covid. E viene prescritto dal medico anche di famiglia, e la novità appunto è proprio questa, della più facile accessibilità al farmaco. Dopo oltre due anni di pandemia, il 30 aprile scadrà infine l'ultimo decreto con le regole anti-Covid. Dal 1 maggio dunque addio al Green Pass, ma arrivano anche nuove norme sull'uso delle mascherine, che nelle farmacie resteranno però a prezzo invariato. Anche sul fronte dei tamponi resteranno attivi gli sportelli, Campo di Marte e Giotto, con gli stessi orari ed organizzazione. Noi pensavamo di dare sempre come punto di riferimento questa farmacia, la Comunale 1 di Arezzo, come punto di riferimento per i tamponi, anche in vista dell'estate e anche per poter recarsi all'ospedale, nelle case di riposo, dove sarà necessario appunto presentare il risultato di un tampone.